accolto l'appello dell'assessore Pizzo e degli imprenditori incatenati innanzi all'assessorato. Il governo nazionale non impugna la riforma degli appalti in Sicilia. Il governo nazionale ha paventato l'impugnativa alla Corte Costituzionale della riforma degli appalti, appena approvata in Sicilia, perché sarebbe limitante della libera concorrenza. Una cinquantina di imprenditori edili siciliani si sono incatenati innanzi all'assessorato regionale ai lavori pubblici a Palermo contro lo spettro dell'impugnativa. L'assessore Giovanni Pizzo e l'ANCE, l'Associazione dei Costruttori Edili, hanno lanciato un accorato appello a Roma affinché non impugnasse la riforma, e così è stato. Il Consiglio dei Ministri ha deciso di sospendere, in attesa di ulteriori approfondimenti giuridici, il provvedimento di impugnativa della legge regionale numero 14 dello scorso mese di luglio 2015. Si tratta della riforma che, legando le offerte alla reale valutazione dei progetti, quindi quanto lavoro, materia prima e manodopera occorre, blocca i ribassi anomali e taglia fuori dalle aggiudicazioni le cordate, le imprese mafiose, i tangentisti e i gruppi speculativi. Il presidente reggente dei costruttori edili siciliani, Santo Cutrone, commenta: il governo nazionale ha manifestato sensibilità e responsabilità. Infatti l'impugnativa avrebbe provocato il rischio della revoca di tutte le gare aggiudicate nel frattempo, fino alla sentenza della Corte Costituzionale, generando incertezze e caos nelle amministrazioni e tra le imprese. Contrariamente a quanto dubita il governo, ossia che la legge limita la concorrenza secondo i principi europei, abbiamo replicato che i criteri della riforma hanno invece ancora di più ampliato la concorrenza. E comunque la riforma degli appalti approvata in Sicilia la si applica solo per gli appalti con importi di gara inferiori alla soglia di interesse europeo. Più concorrenza. Da luglio scorso, dall'approvazione della legge, alle 7 gare che sono state celebrate hanno partecipato molte più imprese rispetto al passato. Sono stati esclusi i soliti furbi che, presentando ribassi eccessivi grazie a capitali dubbi e tagli su qualità e costo del lavoro, hanno finora monopolizzato il mercato. E gli appalti sono stati aggiudicati a imprese che operano per lavorare e non per speculare, e che hanno presentato ribassi congrui con la valutazione reale dei progetti da realizzare. Legalità e trasparenza per lo sviluppo degli investimenti e per sostenere la speranza dei siciliani onesti.